Tanto Presidente, grazie. Queste sono le serate che fanno bene allo sport, che fanno bene al calcio. Sì, queste sono serate che ripagano di tanti sacrifici, anche se a livello di calcio dilettantistico praticamente si pensa che non ci siano sacrifici, ma purtroppo i pochi che costituiscono le varie società sono chiamati a fare tanti sacrifici, perché comunque anche a livello dilettantistico la squadra è un qualcosa che deve funzionare in maniera molto sincronizzata e come un'azienda, per cui con una struttura semplice ma comunque sempre una struttura gerarchica che deve funzionare e tutti gli ingranaggi nello stesso momento si devono muovere nel verso giusto. E poi specialmente nel girone di ritorno sono arrivate anche grandi soddisfazioni. Sì, nel girone di ritorno quest'anno, grazie anche al mister Laurenzi, sono che ha dato una boccata di aria fresca, diciamo, abbiamo raggiunto dei bei risultati. Era una questione mentale ovviamente, perché non abbiamo fatto cambio di organico, bastava solo qualcuno che stimolasse un pochino la fiducia dei nostri giocatori e del nostro gruppo, che era un gruppo di qualità secondo me, in effetti poi l'ha dimostrato. Poi hanno testimoniato anche gli stessi ragazzi, sì, questa sera, sì, insomma, sì. Sì, il fatto che appunto è stato premiato come miglior portiere Jacopo Barbagli è una soddisfazione. Jacopo Barbagli si merita al 100% questo premio, non soltanto per i valori espressi in campo, ma soprattutto per i valori morali della persona, perché è un ragazzo eccezionale. Adesso Presidente, approfitto della sua gentilezza per rubargli ancora 2 minuti, però pensando al futuro. Quali sono i programmi? Ma noi stiamo pensando alla nuova campagna acquisti, abbiamo già fatto degli acquisti interessanti, sicuramente il nostro obiettivo anche per la stagione a venire è un obiettivo almeno di playoff. Grazie Presidente, buon lavoro. A lei. Buonasera.